Chi abita in questa città? C'è un droghiere, ti compri quel che vuoi, c'è un macellaio, ma c'è la luce fuori, c'è un gelataio, però che quantità, e c'è un dottore che ti curerà, e ma ti faccia guarirà. C'è un cagnetto, ti segue dove vuoi, c'è un ometto che sente fatti suoi, c'è un tipo strano, ti chiama la città, e sì, ci si arriva in questa città. Da dove viene tutta questa gente? Cosa fate nella vostra città? Che bontà,
Ci sono anche persone adulte nella vostra città. Da noi non c'è proprio posto per gli adulti, siamo noi ragazzi della città. Il sindaco è un bambino di 7 anni, e zie e nonni, e nonni e zie, sono tutti bevi, e questo è il baby vigile. Ecco, cambiò il semaforo. Non c'è verde, perciò non c'è più lo stop. Niente stop, niente stop. Non c'è verde, perciò vieni su anche tu e vedrai com'è bella la nostra città. Quella che abbiamo visto era Costruiamo una città di Hindemith, e i piccoli cantanti erano i ragazzi del coro di Voci Bianche dell'Arcum. Quindi li abbiamo sentiti cantare, li abbiamo visti nelle trasmissioni, però non bisogna dimenticare che questi bambini parlano anche, e parlano anche parecchio, ve l'assicuro. Io ve ne presento soltanto alcuni. Questo è il più piccolino. Come ti chiami tu? Daniele. Quanti anni hai? 9. E da quanto è che canti nel coro? 5 mesi. Ti piace? Bene, sentiamone invece uno più grande, ecco te per esempio, come ti chiami? Giuliano. Quanti anni hai, te lo posso ancora chiedere? 16. 16, però allora nel coro ci stanno anche i ragazzi più grandi, sì. Fino a che età voi state nel coro? Fino a che uno non riesce con la voce, cioè riesce a fare la voce in modo in falsetto. In falsetto, benissimo. Senti, quindi... e invece volevo chiederti una cosa, io so che voi fate sia concerti di musica sinfonica, di musica da camera, e anche operine, come appunto l'operina di Hindemith. Secondo te cos'è più gradevole, per te almeno, fare queste operine oppure i concerti? Per me è meglio fare le operette, anche perché oltre a cantare, al parlare, c'è anche un fatto di movimento, quindi cioè, a me piace di più muovermi oltre che a cantare, ovviamente. Bene. Quindi preferisco l'operetta. Allora auguri per la prossima carriera di cantante. Ne sentiamo invece adesso un altro, ed è un caso abbastanza anomalo, cioè è un ragazzo che è stato per molti anni nel coro dell'Arcum e che adesso per limiti di età è uscito dal coro, però è rimasto in qualche modo legato al coro di Voci Bianche. È Mauro, ecco, ve lo presento, e volevo chiederti tu che esperienza hai fatto una volta uscito dal coro. Ma io adesso faccio studio al Conservatorio di Musica Santa Cecilia e studio arpa. Ah, benissimo. Comunque ho collaborato anche con la Piccola Scala. Hai fatto un lavoro di Bussotti? Sì, con Enzo Bussotti e a Treviso. Sì, senti, hai nostalgia del periodo in cui cantavi nel coro o abbastanza? Periodo? Sì, sì, molto. Cioè, che ricordi hai in particolare, sinteticamente? Ma i ricordi sono molti, anche perché ho cantato per 6 anni, quindi non è che ricordo bene alcune scene, ricordo soltanto una grande esperienza, tutto qui. Sì, qual era il tuo ruolo preferito? Quello che hai cantato con maggior frequenza e più volentieri nel coro?
Ma io ho fatto il Nostromo nella Golden Vanity di Britney. Ah, bene, che noi vedremo nella puntata successiva. Bene, e un altro caso ancora, qui c'è una validissima esponente del coro, Maria Celeste, mi pare. Ecco, ed è una ragazza che tra l'altro ha portato avanti il discorso intrapreso nel coro, cioè tu studi canto, mi pare. Sì, io ho fatto parte del coro per 10 anni, sì. E adesso ho studiato per 2 anni canto per impostare la voce, perché certo. È tutto un modo di cantare diverso. E adesso studio, frequento il primo anno d'esperimento di canto al Conservatorio di Santa Cecilia con la signora Santarelli. Beh, e studi anche pianoforte, mi pare. Beh, entrando al conservatorio bisogna anche studiare pianoforte, solfeggio, ci sono delle materie complementari. Bene. Allora, auguri per una carriera felice come quella del coro, come è stata nel coro. Speriamo. Bene, adesso è il momento invece di presentarvi quello che è stato il fondatore e il direttore, e lo è anche attualmente, del coro di Voci Bianche dell'Arco, ma è il maestro Paolo Lucci. Ve lo presento. Salve Lucci. Allora, io volevo chiederti di questo coro, soprattutto noi già abbiamo visto che sono bravissimi i ragazzi, quindi ti facciamo i complimenti. Volevo chiederti come è nato questa idea di fondare nel 1977, se non 76. Erro, 76, questo centro musicale per il teatro che si chiama Benjamin Britten, quindi dedicato a questo grande compositore inglese di cui poi noi parleremo nella puntata successiva. Allora, come è nata questa idea? L'ispirazione è nata proprio da questo grande compositore Britten, sì. Di cui noi abbiamo seguito tutta la musica per coro, e che ha scritto soprattutto la Golden Vanity, ma tante altre operine, in cui valorizza i bambini in maniera diversa da quello che è stato fatto da altri autori, in cui il bambino sì. È sempre un elemento marginale, come ho detto benissimo, certo. Durante le puntate. E allora l'idea di fare un teatro in cui questi ragazzi esprimessero dei concetti o delle situazioni un po' più profonde, un po' più interessanti, un po' più pertinenti all'età anche dei ragazzi. Certo. Senti, un'altra domanda, volevo sapere, il repertorio del coro di Voci Bianche che tu dirigi, qual è? Ma essenzialmente musica contemporanea, perché sì. Gli autori purtroppo fino al Novecento, tranne qualche incursione nell'Ottocento, non hanno molto dedicato energie alle voci bianche, quindi io sì. Mi dedico proprio a pezzi esclusivamente scritti, concepiti per le voci dei ragazzi. Sì, e io so che voi avete in repertorio anche un pezzo, direi, d'avanguardia, un pezzo di Bussotti. Sì, infatti, dunque questa è una storia curiosa, noi dovevamo eseguire in un concerto appunto un brano di Bussotti per 24 voci adulte o bianche. E da 5 frammenti all'Italia. Sì. Ci siamo incuriositi di questo pezzo stranissimo, fatto di geroglifici e di curiose grafie. Queste partiture meravigliose di Bussotti. Che sono anche grafiche, insomma, certo. Ci sono dei disegni, delle cose. E abbiamo pensato ci hanno stimolato a fare un'interpretazione scenica. Ecco. Che io ho intitolato I Mago, in cui ognuno ha contribuito, ognuno fa un personaggio, insomma, benissimo. Abbiamo inventato un personaggio. Ecco. È una cosa quindi un po' strana, tratta non di una vera e propria opera, quindi usciamo un pochino dal nostro programma, però è una rappresentazione scenica che il maestro Lucci appunto ha ideato su questa composizione di Bussotti, e proprio da questa composizione scenica, I Mago, noi vedremo adesso un breve frammento, vi proponiamo, quindi da I Mago di Bussotti Lucci, possiamo dire, giusto? Bene, vediamo.